Buon salve a tutti e ben ritrovati in questa nuovissima puntata di A Gothic Tale. Oggi sono qui per registrare un episodio speciale, per due ragioni. Innanzitutto, la prima è che il 13 aprile, quindi questo mese, la rubrica A Gothic Tale compie un anno qui sul canale, quindi sono felicissima che questo viaggio sia appunto durato un anno e che continui, perché mi date sempre tanti stimoli e siete contenti quando pubblico un nuovo video riguardo qualche storia gotica, qualche approfondimento, e ne sono felice anch'io. E in secondo luogo perché questo sarà un episodio diverso, un po' significativo, che segna uno spartiacque tra la vecchia rubrica e la nuova piega che vorrei che prendesse appunto qui sul canale, proprio perché effettivamente, nonostante io abbia fatto vari approfondimenti qui su questa rubrica e nonostante io sia partita da libri specifici per parlarvi di determinate tematiche, non ho mai affrontato un argomento come lo farò oggi, e vi renderete conto anche voi del cambiamento. È anche per questa ragione che mi sono fermata, avete visto una breve stasi, diciamo, su questo canale per quanto riguarda la rubrica, proprio perché ho voluto in un qualche modo fare uno step in più per rendervi il tutto meno standard, meno monocromatico, perché altrimenti fare solo recensioni di libri non è, diciamo, qualcosa che mi stimola particolarmente. Non sono le mere recensioni di libri che io vado a guardare qui su YouTube, nonostante ovviamente io abbia sempre cercato di fare delle recensioni il punto di partenza per approfondimenti vari ed eventuali, e lo so che comunque avete sempre apprezzato. Ad ogni modo, direi di iniziare, perché il video di oggi sarà particolarmente lungo, sarà un esperimento anche per me, e quindi spero che possa essere per voi qualcosa di importante, così come appunto è stato pensato, insomma, da parte mia. Tra l'altro sono qui con fogli, appunti, libri, saggi e appunti anche sul computer, proprio perché darò ovviamente qualche occhiata per darvi delle informazioni molto precise, essendo che sono veramente tante, e quindi mi sento un po' come Conte quando si trova a fare le dirette a Palazzo Chigi, pieno di fogli, deve rispondere ai giornalisti. Questo video volevo girarlo da tantissimo tempo, già quando avevo girato la puntata di approfondimento del Vampiro di Polidori, ma ovviamente per fare uno studio approfondito ci vuole tempo, e ora, insomma, io l'ho trovato e spero di poter continuare su questa via. Come potete vedere dal titolo, parleremo oggi di un argomento molto importante, ovvero Da Carmilla a Dracula, due destini, un sentiero congiunto. L'ho voluto intitolare così perché trovo che queste due opere abbiano in generale una grandissima rilevanza a livello letterario, a livello culturale, anche a livello, no, appunto, di cultura popolare di massa, ma hanno avuto nel corso del tempo due destini separati. L'opera di Le Fanu è stata nel corso degli anni abbastanza oscurata dalla fama di Dracula, il suo successore, ma come ci dice Introvigne nel suo testo La stirpe di Dracula, probabilmente senza la grandezza di quest'ultimo anche i testi che hanno trattato le figure di vampiro, come ad esempio Polidori con il vampiro e Le Fanu con Carmilla, sarebbero stati dimenticati. Le Fanu ha avuto l'onore di dare origine a uno dei testi più belli, più emozionanti della letteratura vampiresca, potente, sentimentalmente appagante e deciso. Ma Stoker ha avuto l'onore di dare forma ad una creatura mitica che ormai all'interno del nostro panorama culturale non viene smossa per alcuna ragione. Ovviamente di tutte le opere di cui parleremo oggi, quindi non solo di Carmilla e di Dracula, la troverete linkato tutto giù nell'info box con i miei link di affiliazione, quindi se comprate mediante i miei link di affiliazione mi date la possibilità di avere, insomma, due soldini da poter reinvestire sul canale per creare ancora video per voi. E ovviamente giù trovate anche i miei link ai canali social, quindi Instagram, Goodreads e Facebook, se volete che vi faccia compagnia anche su quei social. Mi sono fatta una domanda: quando proviamo a pensare di solito a dei romanzi gotici per eccellenza, forse quelli che ci vengono in mente prima, che risalgono alla nostra memoria più velocemente, sono due, di solito: Frankenstein di Mary Shelley
e Dracula di Stoker. Ovviamente non tutti sanno, diciamo si ignora bonariamente il fatto che questi due racconti, questi due testi abbiano in realtà un destino diverso e che per quanto vengano definiti gotici non si confanno precisamente a questa condizione. In effetti possiamo entrambi farli stare sotto al cappello, all'ombrello della definizione di romanzo dell'orrore. Il Frankenstein di Mary Shelley viene visto in realtà un po' come il capostipite del romanzo fantascientifico, con la commistione appunto tra scienza, magia, tecnica, alchimia e il macabro, mentre Dracula non sa di essere stato, oltre che il massimo innovatore del genere gotico, anche e soprattutto il suo distruttore. Infatti, nonostante ci siano state, dopo l'uscita di Dracula, tante altre esperienze di romanzo gotico, lui viene definito come l'ultimo vero romanzo di questo genere. Ma perché questi mostri continuano ancora ad oggi ad affascinarci? Secondo Gianni Pilo, nella prefazione ai grandi romanzi dell'orrore edito Newton & Compton, questi protagonisti dei romanzi dell'orrore sono i prototipi degli eroi maledetti, dei puri in continua ribellione, in breve dei casi atipici che faranno grande il periodo romantico. È fuori di dubbio che la tipologia dell'orrore sarà alla base di molte valenze del romanticismo. Sono le nostre paure e la nostra alternativa. Il gotico nella sua forma più universale, classica, nasce attorno al Settecento con l'intento conscio o inconscio di ribellarsi a quella morale molto costrittiva, soprattutto di quegli anni, e in generale di dare nuova linfa a tutte quelle che erano le paure, i desideri nascosti, i mondi inesplorati che in qualche modo erano stati tranciati, no, dall'arrivo del pensiero positivo. Il periodo dei lumi che dovevano dare luce alle tenebre, semplicemente. Fu infatti Chesterton a notare che quando gli uomini smettono di credere in Dio, finiscono non col non credere a nulla, ma col credere a tutto. E probabilmente proprio la mancanza di questo mondo sommerso ci ha permesso di far nascere dalle nebbie più oscure i mostri più affascinanti nella storia della letteratura. Considerando che il Settecento è per definizione il secolo del razionalismo, Horace Walpole, che scrisse Il castello di Otranto nel 1764, non poteva di certo immaginare che avrebbe creato un genere narrativo innanzitutto, che nel secolo successivo ebbe una dilatazione che andò ovviamente oltre ogni aspettativa, modificandosi in tantissimi modi, tante quante erano le paure umane. Quindi il gotico standard, come il castello di Otranto, tra l'altro se non avete visto l'episodio dedicato al castello di Otranto ve lo lascio su nelle schede giù nell'info box per poterlo andare a vedere, chiusa parentesi, ha avuto appunto l'onere e l'onore di spianare la strada a tante altre sensibilità, a tanti altri autori che sono riusciti a interpretarle ovviamente alla propria maniera. Come ci dice ancora Gianni Pilo, L'ultima strega viene bruciata nel 1749 e il primo romanzo gotico esce nel 1764. In pieno periodo illuminista, l'abolizione del Dio lascia insoluti molti misteri, ormai privi di un diavolo esterno cui potere attribuire la parte inspiegabile di noi, ci si trova costretti a farla propria. Dracula, come detto, è uno degli ultimi, diciamo, romanzi gotici, pubblicato da Stoker appunto nel 1897, ovvero alla soglia del nuovo secolo, il quale descrive per l'appunto il vampiro per antonomasia, per eccellenza, ma ci si dimentica però che in letteratura, come anche nell'arte e molto spesso anche nelle scienze, non si butta via niente, diciamo che è difficile partorire un'idea di sana pianta, un'idea esclusiva, ed è quindi necessario fare un passo indietro, non tanto come dice Amadeus, ma andare a vedere a ritroso quali sono state le altre esperienze che hanno dato luogo alla possibilità che Stoker facesse nascere la creatura di Dracula, un romanzo che viene appunto definito un capolavoro, che comunque ovviamente ha qualche difettuccio sia per quanto riguarda la forma
che è la scrittura, che è la trama, ma questo ovviamente non mina la sua importanza. Come molti di voi sapranno, ma se non siete a conoscenza di questa cosa, vi darò io qualche piccolo spunto di riflessione per poter affrontare al meglio queste tematiche. Dracula non nasce solo ed esclusivamente, ovviamente, dall'idea di Stoker, ma si fa contenitore di esperienze pregresse in letteratura. E infatti c'è da dire che ha preso a piene mani da un altro volume, l'altro protagonista di questo video, ovvero Carmilla. Noteremo che ci sono delle grandi analogie tra questi due romanzi, con delle differenze, ma poi lo vedremo in seguito. Possiamo dire che Dracula nutre un forte debito con l'opera che lo precede, appunto, di 25 anni, scritta da Joseph Sheridan Le Fanu, che tra l'altro è un altro scrittore irlandese, proprio come Stoker, una coincidenza impressionante. Le Fanu scrisse quello che viene definito come il primo romanzo che tratta di una donna vampiro in letteratura. Mi avete bacchettato nel video in cui vi parlo di Carmilla, anche quello lo troverete linkato su nelle schede giù nell'info box. Vi è piaciuto molto quel video perché avete sottolineato che esistono altre esperienze precedenti la Carmilla di Le Fanu che hanno come protagonista appunto le donne vampiro, le non morte, tralasciando il fatto che diverse di queste non sono delle vere e proprie vampire, ma vengono definite tali grazie a delle interpretazioni da parte dei critici. Ma d'altro canto esistono veramente delle altre esperienze che magari sono più racconti, ecco. Carmilla è un po' più completo, è diciamo anche quella più conosciuta, forse quella più importante. Vi cito però qualche altra esperienza letteraria a tal proposito, come ad esempio uno scritto che è attribuito a Johann Ludwig Tieck, che parla di Brunilda e si intitola Non risvegliare i morti, del 1823. Oppure l'Aurelia di Hoffmann, un grandissimo autore di racconti dell'orrore, denominato Vampirismus. In questo caso pare appunto che la protagonista non sia poi realmente una vampira. Ne abbiamo comunque altri che non citerò in questa sede. Dopo aver appreso il legame profondo che intercorre tra queste due opere, andiamo a sviscerare meglio quelli che sono le origini delle stesse, indugiando un pochino sia sui due autori, sulle forme narrative, sulle similitudini e sulle differenze. Stoker ha avuto una vita un po' particolare, ma nonostante ovviamente sia di estremo interesse andare a studiare quella che è stata appunto la sua biografia, ritengo che sia opportuno saltare un po' questo argomento e dirvi un unico passaggio che credo sia rilevante a livello cronologico, ovvero il fatto che egli, sin dalla nascita avvenuta nel 1847, sarà di salute cagionevole, molto cagionevole, trascorrerà praticamente tutta la sua infanzia confinato a letto, è rimasto anche impossibilitato dal camminare fino all'età di 7 anni, e questo confidiamo nel fatto che abbia avuto sicuramente un ruolo significativo per quanto riguarda appunto la stesura di diversi dei suoi scritti di natura appunto gotica, macabra, orrorifica. Stoker afferma che l'idea di Dracula gli sia venuta dopo aver mangiato, dopo essersi fatto una scorpacciata di gamberi in insalata assieme all'amico e studioso ungherese Arminius Vemberi. Addormentato, Stoker sognò un uomo che definì un vampiro che sorgeva dalla tomba per recarsi a compiere i suoi misfatti. Secondo uno studioso, ovvero Leonard Wolfe, che ha realizzato appunto la versione annotata di Dracula, ma anche di altre opere molto famose, un sogno non basta a dare luce a quest'opera qui, così complessa. E in effetti possiamo comprendere, grazie a tante fonti, che Vemberi aiutò tantissimo Stoker a cercare quelle che erano, diciamo, delle fonti storiche attendibili allo studio delle mappe, della geografia e soprattutto alla lettura di tantissimi testi di narrativa. Ovviamente sappiamo che comunque Stoker ha dei refusi per quanto riguarda il livello storico, perché attribuisce al suo protagonista il nome di Vlad Dracula l'Impalatore, che non ha mai regnato sulla Transilvania, però ovviamente questa è una sua reinterpretazione cui non scenderemo appunto nei dettagli. Abbiamo appena detto che si rifà tanto a delle opere letterarie, mangia libri Stoker, quindi
Anche in questo caso possiamo dire che Stoker riprende molte tematiche presenti per esempio nel Vampiro di John William Polidori, libro scritto pubblicato nel 1819, ovvero la prima rappresentazione del vampiro aristocratico gentiluomo. Se volete un approfondimento, stavo pensando di realizzare una puntata su Villa Diodati, ma servono molte fonti, quindi ci penserò insomma più in là. Si rifà anche a Varney il vampiro, nonché il romanzo pubblicato in serie sui Penny Dreadful, che erano appunto quelle riviste di epoca vittoriana in cui venivano pubblicate delle storie, comunque un po' così, di due spicci non particolarmente ben scritte, che erano indirizzate più che altro al proletariato, e venne pubblicato, pare, dal 1845 al 47 su una serie infinita di pagine e tra l'altro anche di incongruenze tra lo scritto stesso, perché ovviamente dopo così tanti anni di pubblicazione era un po' difficile saper mantenere le fila del discorso. Però il merito che ha appunto Varney il vampiro e di aver introdotto nella cultura popolare dei luoghi comuni e degli stereotipi che ancora oggi sono riconoscibili e attuali ai nostri occhi. Insomma, quello che possiamo dire è che l'ispirazione non basta, anzi l'idea e la creatività viene quando vi è una commistione tra talento e metodo. Nessun racconto o romanzo breve dell'epoca classica del vampiro eguaglia però la splendida Carmilla. Carmilla nasce dal genio di Joseph Sheridan Le Fanu, come abbiamo detto appunto anche egli è stato uno scrittore irlandese. Non si sa molto di questo autore in realtà, tranne che fosse di temperamento mite, che condusse per tutta la vita un'esistenza umile mai condita da eccessi ed esuberanze. Era infatti fautore della società vittoriana e rappresentava un po' un predicatore del conformismo politico e sociale. A questa figura dobbiamo associare il genio che ha ideato Carmilla, ovvero la sorprendente creazione di una vampira esplicitamente queer capace di risvegliare pulsioni sessuali a chiunque legga quest'opera. Incredibile. Pare infatti che Le Fanu avesse una specie di doppia vita, andava a coricarsi poco dopo il tramonto in modo tranquillo e si svegliasse in piena notte per poter scrivere le sue opere. Diciamo che mentre gli altri sognavano e avevano incubi, lui li scriveva. L'intreccio che esiste però tra Carmilla e Dracula può essere rinvenuto non soltanto in questa sorta di debito a livello narrativo, a livello testuale, ma può essere riscontrato in un documento redatto da Stoker stesso, in cui è presente un capitolo che viene espunto dal romanzo, che è denominato Dracula's Guest. In questo capitolo Jonathan Harker, che è il primo personaggio di cui leggeremo il diario, è diretto in Transilvania ma si ferma a Monaco e se ne va in giro di notte per la campagna bavarese. Viene attaccato da una non morta, da una vampira. Si è pensato innanzitutto che questo potesse essere, diciamo, il primo capitolo dell'opera. In realtà, grazie al ricercatore Rosenbach, si è scoperto che questo doveva essere il secondo capitolo scritto per la storia, perché ne fu trovato anche un altro che era appunto il primo. Alla fin fine questi due capitoli vennero eliminati e non li troviamo nell'opera finale. Rosenbach rende tra l'altro plausibile che questa non morta che attacca Jonathan Harker nelle campagne bavaresi fosse proprio Carmilla, ovvero una delle tre donne vampiro, spose di Dracula, che attaccheranno Jonathan Harker nella notte appunto all'interno del castello. Quindi sarebbe bello sapere se è veramente una teoria plausibile e se fosse un tributo per Le Fanu da parte di Stoker. Per quanto riguarda la costruzione del romanzo, possiamo dire che entrambe le storie sono scritte in prima persona, ma presentano delle differenze sostanziali. Infatti il romanzo di Le Fanu si apre con un prologo in cui si rivela che il racconto che stiamo andando a leggere è stato preso in esame da un certo dottor Esselius, il quale ha stilato una nota, diciamo un saggio piuttosto elaborato, e fa riferimento a questo diario che stiamo andando a leggere come ad un caso di studio. È un escamotage narrativo, diciamo, che si riscontra sovente nei romanzi dell'epoca.
dell'epoca. Infatti, in altra misura, in Dracula viene raccontata una vicenda strutturata alla maniera vittoriana, in cui era usuale, diciamo, inserire delle lettere, dei diari. In questo caso troviamo presenti ovviamente i diari, per esempio, di Jonathan Harker, di Mina Murray, ovvero la sua sposa, ma anche, per esempio, ritagli di giornale, lettere, biglietti, telegrammi, che determinano comunque un gioco multisfaccettato e particolare per il lettore, a differenza di Carmilla, il cui racconto viene narrato dalla giovane Laura. La struttura di Dracula cambia invece di volta in volta voce, portando alla luce i pensieri non di un unico narratore, ma di tanti, tanti quanti sono i personaggi. Quindi il referente non è il lettore in sé, ma sono i personaggi stessi che leggono di volta in volta i propri diari, le proprie lettere, si scambiano appunto i biglietti e via discorrendo. In entrambi i casi ci troviamo comunque davanti ad una costruzione particolare, anche se il romanzo di Dracula contiene delle descrizioni dei paesaggi, quindi è un romanzo che è molto descrittivo, molto più strutturato rispetto a Carmilla, che è un romanzo che forse tende di più a dare delle sensazioni, dei fiumi di coscienza. È un po' appunto diverso rispetto a Dracula, e lo possiamo ben vedere soprattutto per quanto riguarda la mole delle pagine, questa qui che ho io, ovvero l'edizione di Dracula della Mondadori, questa è una delle ultime uscite, sfiora le 600 pagine, mentre Carmilla, l'edizione che ho letto io, è quella della Sellerio Editore, arriva più o meno alle 80-90 pagine. Approfondendo un po' la storia, per dare un accenno ovviamente della trama, possiamo dire che le storie sono sicuramente differenti l'una dall'altra, ma ci permettono di trovare comunque similitudini e reinterpretazioni che ovviamente corrono da Carmilla a quella che è l'opera forse più importante di vampiri scritta, ovvero Dracula. Vi ricordate come appare Carmilla alla giovane Laura? In una notte di luna piena in Stiria, vicino alla tenuta di Laura, una ricca fanciulla di origini inglesi, la quale vive col padre e le domestiche, appare una carrozza nera con neri destrieri e si accappotta, provocando un grave incidente. I passeggeri, una signora e sua figlia, vennero soccorsi. A quel punto la signora racconta di avere delle faccende urgenti da sbrigare, così il padre di Laura si offre di ospitare la figlia sino a quando la signora non farà ritorno. Così Carmilla viene ospitata all'interno del castello, iniziando a nutrire per l'adolescente Laura una passione morbosa, proibita, da cui ovviamente si avvicendano una moltitudine di avvenimenti ambigui e tutti riconducibili alla presenza di Carmilla. Ovviamente il gioco della carrozza era un tranello, una montatura. Carmilla doveva riuscire ad entrare all'interno di questa tenuta, di questo maniero, e prova a fare uno scacco matto a questa famiglia. Ecco una breve ma pertinente descrizione della bellissima vampira. Era snella e molto aggraziata, tranne il fatto che i suoi movimenti erano languidi, molto languidi. Non c'era nulla in lei che lasciasse sospettare che fosse malata. La sua carnagione era colorita e brillante, i suoi lineamenti minuti e meravigliosamente modellati. I grandi occhi erano scuri e lucenti, i capelli erano bellissimi. Non avevo mai visto dei capelli così folti e lunghi quando li lasciava sciolti sulle spalle. Spesso vi infilavo una mano e ridevo, meravigliata dal loro volume. Erano fini e soffici e di un castano scuro come sfumature dorate. Amavo lasciarli ricadere sotto il loro peso, come quando nella stanza, mentre Carmilla era seduta su una sedia e parlava con la sua voce dolcissima, io le intrecciavo le chiome e poi le rispettinavo giocando. E qui abbiamo proprio anche il prototipo del vampiro letterario che segue appunto quello ideato da Polidori, ovvero quello avvenente, il vampiro che è seduttore in un qualche modo. Nel frattempo, nei 25 anni che seguono l'uscita di Carmilla, si susseguono delle esperienze narrative nei riguardi appunto dei vampiri, ma quasi nessuna di queste ebbe la giusta fortuna di essere ricordata. Arriviamo quindi al 1897. Jonathan Harker, impiegato di uno studio notarile inglese, si reca in Transilvania per far perfezionare l'atto di acquisto di una proprietà in Inghilterra da parte del conte Dracula. Accolto nel castello del nobile transilvano, gradatamente si accorge di avere a che fare con un'accolita di vampiri, dei quali il conte è il capo. Dopo un certo lasso di tempo, Dracula, lasciato Harker nel castello in balia delle donne vampiro che ivi dimorano, parte per l'Inghilterra, dove arriva
arriva dopo un viaggio fortunoso per mare. Presa terra e sistematosi nella casa che ha acquistato, insidia e cerca di assoggettare i suoi voleri Mina Murray, la fidanzata di Harker, e la sua amica Lucy Wistearn. Da qui, dopo averla vampirizzata, avremo la presenza di altri personaggi. Il grandissimo dottor Van Helsing, il quale darà luce a tutta la vicenda, finché non raggiungerà definitivamente il suo scopo eliminando il vampiro. Anche a livello di trama ci troviamo davanti a due tipi di divisioni anche differenti, ok? Dracula è molto più notturno, molto più misterioso, mentre Carmilla riesce a camminare alla luce del sole, riesce a fare delle belle passeggiate con Laura. E poi troviamo un'ulteriore differenza anche nella descrizione che Jonathan Harker ci fa, appunto, di Dracula. Tutto il suo volto aveva un marcatissimo aspetto aquilino, dalle narici fortemente dilatate, il cranio era alto, i capelli gli crescevano scarsi intorno alle tempie, ma abbondanti nelle altre parti, mentre il pelo arruffato sembrava attorcigliarsi, tanto era folto. La bocca, per quanto potevo vederla sotto i baffi spioventi, era dura, dall'aspetto quasi crudele. I denti erano singolarmente aguzzi e bianchi e sporgevano dalle labbra, il cui accentuato rossore testimoniava una sorprendente vitalità in un uomo della sua età. Per il resto le orecchie erano pallide e molto appuntite nella parte superiore. Il mento largo e sviluppato e le gote sode, benché infossate, l'effetto generale era quello di un pallore straordinario. Già dalle primissime descrizioni tra Carmilla e Dracula notiamo delle profonde differenze. Infatti Carmilla è un personaggio molto più dolce, gentile, mentre Dracula è una sottospecie di mostro, spigoloso anche. E pare che questi due romanzi abbiano in un qualche modo, no, improntati un po' gli stereotipi di genere. Carmilla è un romanzo molto 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 delicato, con personaggi altrettanto delicati nei modi e nei gusti, mentre Dracula è un po' più maschile, nel senso che pare avere un impianto un po' più grezzo, più impreciso. Il linguaggio infatti è molto 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 poetico in Carmilla e, per quanto mi riguarda, è molto più emozionante, diciamo più pungente e significativo, nonostante comunque Dracula, come abbiamo già detto, abbia una costruzione molto più articolata e complessa. Le donne all'interno dei romanzi hanno dei ruoli sicuramente diversi. Laura incarna un po' la tipica donna vittoriana, la fanciulla composta, attraente, garbata, che però cade anche vittima del maleficio di Carmilla e diviene una sorta di peccatrice. Ella arriva ad amarla fino alla fine, e anche quando la vicenda si compie non si capisce effettivamente se Carmilla abbia voluto profanare, tra virgolette, Laura semplicemente per vampirizzarla e ucciderla, o perché la voleva con sé per l'eternità. Tant'è che Carmilla dice a Laura: non sono stata innamorata di nessuno, né lo sarò mai, a meno che non si tratti di te. Oppure in un altro bellissimo passo le dice: tu non sai quanto mi sei cara, o altrimenti non penseresti che ci siano delle confidenze troppo grandi per te, ma sono soggiogata da tali vincoli, vincoli terribili, che non oso raccontare la mia storia nemmeno a te. Ma è vicino il momento in cui saprai tutto, mi giudicherai crudele, egoista, ma l'amore è sempre egoista, più è ardente più è egoista. Non immagini quanto io sia gelosa, tu devi venire con me, amarmi fino alla morte, oppure odiarmi, ma dovrai pur sempre venire con me, odiandomi nella morte e anche oltre. Carmilla quindi rappresenta anche un ideale femminile diverso, se vogliamo progressista, che non guarda in faccia alla morale, anzi fa esattamente quello che ritiene più opportuno per le sue esigenze. È esplicitamente innamorata delle donne e non teme assolutamente il giudizio altrui. Lei è sempre molto vaga sul suo passato e esercita una grandissima attrazione per Laura. E pur non essendoci una vera esplicitazione sessuale all'interno del romanzo, tutta l'atmosfera giustifica il nostro continuo andare verso il mondo più sensuale, più oscuro, più onirico e proibito. Le donne in Dracula invece sono un po' diverse, anche se possiamo fare dei parallelismi. Abbiamo innanzitutto le tre vampire, ovvero le tre spose di Dracula, che attaccano e soggiogano il giovane Harker nella notte in cui cerca di scoprire appunto il mistero del conte Dracula. Sono creature notturne che si muovono per voluttuoso interesse, quasi animalesche, un po' diverse da Carmilla, che comunque si muove anche di giorno
nonno e sembra abbastanza raziocinante, un po' come Dracula d'altronde. Le altre due donne invece, Lucy e Mina, sono almeno all'apparenza diverse. Anche Lucy viene rappresentata come la donna classica dell'epoca vittoriana, la vittima nel romanzo gotico, tant'è che poi viene vampirizzata a morte, nonostante poi una volta appunto resa vampira, anche lei diventerà, non sarà più pudica, avrà una natura completamente diversa. Mentre Mina si presenta di già come una persona astuta, molto intelligente e perspicace, e tra l'altro una maestra di scuola, e pratica la stenografia e la dattilografia, per cui avrà nel romanzo una importanza appunto molto rilevante. Un altro personaggio che è amatissimo all'interno di Dracula è il dottor Van Helsing, ovvero un bravissimo medico che proviene da Amsterdam, il quale, a contrasto con la sua professione appunto di medico, medicina, scienza e positivismo, è un grandissimo esperto di occultismo e di vampirismo. Infatti grazie a lui che si sconfiggerà il mostro di Dracula, per l'appunto. Ed è bene notare una cosa ancora più rilevante, che vi è un grosso parallelismo con un personaggio in Carmilla, e se voi avete letto per primo Dracula e dopo leggete Carmilla, non potete far altro che dire appunto che Stoker ne ha preso a piene mani da questo personaggio, ovvero il barone Vorderberg, un esperto anche lui di vampiri, che giustizierà dopo numerose peripezie Carmilla. Per quanto riguarda le atmosfere, possiamo dire che Stoker indugia nel mistero più di Le Fanu, permettendo infatti ai personaggi del romanzo di vagare dapprima nell'ombra e di scoprire poi la vera storia e risolvere l'enigma contemporaneamente con il lettore. Carmilla invece rappresenta un personaggio più carnale, che calato all'interno di una storia, come abbiamo già detto, più classicamente gotica. Dracula di rimando invece demistificato, poiché è raccontato attraverso l'uso di diari, lettere, di reportage, se così vogliamo dire, che sono appunto degli elementi materiali della realtà quotidiana e che contrastano un po' con la presenza o non presenza all'interno del romanzo del conte, il quale prende, diciamo, la forma più di un'ombra, di un fantasma che si aggira tra le pagine, ma noi non lo vediamo effettivamente mai da vicino. Sentiamo la sua presenza, ma non lo udiamo parlare, soprattutto a livello soggettivo. È tutto scritto dagli altri personaggi della vicenda. A tal proposito, Paola Faini, ovvero la traduttrice di Dracula di Stoker nell'edizione Newton & Compton, ci dice che egli è il signore delle tenebre, il burattinaio che tiene in mano i fili delle vite altrui, povere vite di comuni mortali. L'unico che non ha mai una voce, se non indirettamente, nel romanzo, perché egli è l'ignoto nella vita umana, l'ancestrale paura dell'uomo, la materializzazione di una potenza del male che inconsciamente si teme, a volte assai più di quanto si riesca a credere nella forza del bene. Ed è forse per tale motivo che Dracula, pur nelle tenebre che lo generano e l'avvolgono, è l'unico la cui figura e il cui volto ci appaiono nitidi. Questa descrizione contrasta invece con la giovane Carmilla, perché, come abbiamo detto, nonostante ella venga descritta con un linguaggio poetico, appartiene ad un mondo più materiale, più prosaico, e assume un ruolo corporeo all'interno della vicenda, carnale, importante per il romanzo gotico, ma anche e soprattutto per quelli di vampiri, quindi racconti sui vampiri, è il connubio, la diretta analogia che esiste tra sessualità e sogni. Infatti da sempre, nella nostra storia in generale, all'interno dei sogni hanno avuto luogo dinamiche di natura sessuale, e anche in questi due romanzi nello specifico i sogni hanno un ruolo centrale. Il materiale onirico serve sia a Le Fanu che a Stoker per poter parlare di tematiche che altrimenti non avrebbero avuto modo di esistere e di esporre, ovviamente. Ricordiamoci che di lì a poco sarebbe nato Freud, avrebbe tirato fuori la teoria della psicoanalisi, il libro sull'interpretazione dei sogni, famosissimo, collegandoli agli studi sulla sessualità e alle problematiche psichiche da essa derivanti. I sogni, sia per Laura in Carmilla che per Jonathan Harker e altri personaggi, sono dei catalizzatori della lussuria vampiresca. Ad esempio, quando Jonathan Harker viene attaccato dalle tre vampire, egli si trova in uno stato di torpore, di sonnolenza. Quando Lucy si sveglia la notte ed è appunto sonnambula, va nel cimitero per essere vampirizzata,
attaccata da questa specie di lupo mannaro vampiro, è appunto in dormiveglia, comunque una fase appunto della sfera onirica. Stessa cosa quando Laura di notte fa sogni strani su Carmilla e la sogna in tantissimi modi diversi. In tutto ciò vi è ovviamente anche il legame con il sangue, con i liquidi, che è importantissimo anche a livello psicologico. Il sangue infatti viene succhiato alle vittime mentre loro sono in un qualche modo intrappolate in questa camera oscura onirica. E come ci spiega appunto Massimo Introvigne nel suo saggio La stirpe di Dracula, questa natura, questa atmosfera sensuale onirica viene giustificata all'interno dei racconti di vampiri in un modo che sarebbe stato impensabile a quell'epoca, al di fuori appunto di questi scritti. Non se ne poteva parlare, l'unico modo era creare un racconto, tessere una tela che giustificasse questo tipo di depravazione. In questo senso, probabilmente una delle motivazioni appunto del successo di queste opere va ricercata in questa segreta ma sempre più palpabile vena erotica dei racconti, e si tende in generale appunto a interpretare la figura del vampiro come simbolo liberatorio di una morale troppo costrittiva, delle repressioni vittoriane appunto in materia di sesso. E infatti Gianni Pilo ancora ci dice che Dracula è in effetti l'espressione di una sessualità totalmente deviata, vista come male assoluto e assoluta perdizione. È il seduttore infernale che viola l'innocenza con una malvagità così turgida e totalizzante da risultare irresistibile. L'unione con lui non significa soltanto perdita della purezza, ma remissione completa del sé, assorbimento completo nella vita dei non morti e quindi esclusione sia da questo mondo che dall'altro. Nel suo disordine totale, la sessualità del vampiro è ambigua e onnivalente. Questi personaggi hanno quindi questa vena, questa verve, che si traduce anche in valenza simbolica. Si ribellano all'ordine naturale delle cose, incarnano appunto il rifiuto di sottomissione a quelle leggi sia divine che umane. Sono eredi anche di forze animalesche, chi più chi meno, che comunque giacciono sul fondo della ragione e sono pronte a risalire e emergere come tutte le bestie, quando appunto viene comunque rotto per delle specifiche ragioni il muro della realtà. Possiamo quindi ragionevolmente affermare che la forza di questi romanzi risiede anche nell'accettazione, diciamo, delle più ignobili volontà dell'essere umano, no? Taciute al mondo intero ma anche a se stessi, perché ognuno di noi in un qualche modo, in qualche misura, si rivede nel mostro. Ognuno di noi lo abborra ma lo trattiene, perché effettivamente il bene e il male non hanno poi una così netta distinzione, e talvolta è una questione anche di punti di vista. Così ci troviamo ovviamente a non riuscire a stabilire se Dracula sia l'orrendo succhiasangue che semina morte, per esempio, o si tratta appunto di una figura solitaria, braccata e perseguitata. E ovviamente questa difficoltà interpretativa di Dracula è data dalla scelta narrativa di Stoker, che non gli fa mai dire una parola fondamentalmente, quindi lo mette un po' in difficoltà, dà la parola solo ad alcuni personaggi, a quelli che stanno dall'altra parte. E stessa cosa avviene in Carmilla dopo la sua morte. 10 anni dopo, Laura ancora la pensa e ci confessa che la primavera seguente mio padre mi portò in giro per l'Italia, restammo assenti per più di un anno. Trascorse molto tempo prima che io riuscissi a liberarmi dell'orrore che questa vicenda aveva portato nella mia esistenza, e tuttavia anche ora l'immagine di Carmilla ritorna alla mia memoria con ambigua alternanza. A volte è una gioiosa, languida, bellissima ragazza. Altre volte è il terribile demonio che ho visto nella cappella in rovina, e spesso mi sono destata da questi ricordi, immaginando di sentire il passo leggero di Carmilla davanti alla porta del salotto. Siamo sempre attratti dalle tenebre, così come ci ha detto Lovecraft, quello che ci ha lasciato in eredità è che non solo dovremmo guardare all'interno dell'abisso, ma affrontare i mostri nel profondo. E quindi, dopo aver parlato almeno un'oretta, spero di avervi tenuto compagnia, spero che questa puntata particolare di A Gothic Tale vi sia piaciuta, vi abbia dato qualcosa su cui riflettere. Ovviamente il rapporto tra Carmilla e Dracula
potrebbe essere sciorinato ancora per molto, ma ho deciso di fare un sunto di queste tematiche, dandovi semplicemente degli spunti di riflessione. Innanzitutto per non ammorbarvi e in secondo luogo per darvi anche la spinta a cercare da voi quelle che sono le fonti e scambiarci anche delle opinioni. Quindi io spero che questa nuova modalità di ricerca, perché a me piace tantissimo fare ricerche, è una delle cose che trovo più rilassanti nonostante sia davvero davvero pesante e difficile, perché mettere insieme tante fonti, capire quali sono i pensieri che più si avvicinano a quella che è la tua idea di base quando stai cercando appunto qualcosa, è difficile. Ma spero di esserci riuscita in questo caso, spero di avervi portato una rappresentazione di queste due creature meravigliosamente diverse ma comunque vicine, più interessante possibile. Vi invito quindi a leggere entrambi i romanzi, prima uno poi l'altro, non è un problema, cercateli e leggeteli, perché sono molto di più che semplici romanzi dell'orrore, semplici romanzi gotici, sono rappresentazione dell'umanità, così come lo è appunto la letteratura in generale. Vi aspetto ovviamente giù nei commenti, non dimenticatevi, se vi va, di scrivermi qualcosa, di magari mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, ne sarei veramente felice. Noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!